Ciao amici e ciao amiche di NBA Passion, qui è Carmen che vi parla, state ascoltando il podcast Carmen into Basketball. Tramite questo progetto affronteremo insieme tante tematiche, alcune più spinose e altre meno, ma tutte con un unico comune denominatore, l'impatto che hanno avuto sullo sport. Questa è la puntata numero 3 di questo podcast ed oggi parleremo di un caso che ha gettato il gelo sul mondo della pallacanestro, un caso che ha piantato a venerdì 27 gennaio 2023, il venerdì dell'orrore americano che è entrato nelle case di milioni di persone, il venerdì dei video shock che documentano la violenza a tutti i livelli, quella dei folli mossi da odio politico, ma soprattutto la brutalità a sangue freddo della polizia. Ma partiamo dall'inizio. Tyre DeAndre Nichols era nato il 5 giugno del 1993. Era un ragazzo afroamericano, alto 191 cm e pesava 66 kg, sottopeso a causa del morbo di Crohn. Cresciuto a Sacramento, in California, si era trasferito a Memphis, nel Tennessee, nel 2020. Padre di un bimbo di appena 4 anni, lavorava per FedEx ed era un grande appassionato di skateboard e fotografia. Il 7 gennaio del 2023, in una serata apparentemente normale e di una vita perfettamente normale, stava guidando verso casa, come suo solito. Eppure, quella serata apparentemente normale e di una vita perfettamente normale, in realtà normale non lo era affatto. Ora, fin qui sembrerebbe di star raccontando un episodio qualsiasi. Ma se invece io vi dicessi che Tyre Nichols, il 10 gennaio del 2023, appena 3 giorni dopo essere stato fermato dalla polizia, è morto in ospedale a causa di un'emorragia interna, mi credereste? E se vi dicessi che l'autopsia richiesta dalla famiglia della vittima abbia segnalato come causa della morte un forte pestaggio, che cosa mi direste? Ma allora, viene spontaneo chiedersi che cosa è successo realmente quella sera dopo che l'aspirante fotografo è stato fermato dalla polizia? La vicenda ha turbato e indignato le stesse autorità della polizia, tanto che venerdì 27 gennaio, appunto, il filmato della telecamera indossata dagli agenti coinvolti nell'incidente è stato reso pubblico. I video erano stati lungamente attesi e arrivano con la stessa potenza di uno schiaffo in piena faccia, per mostrare la violenza con cui i poliziotti si accaniscono su una persona inerme, disarmata, che viene picchiata selvaggiamente in un'aggressione che il team legale della famiglia Nichols ha paragonato al pestaggio dell'automobilista Rodney King, avvenuto nel 1991. I video sono 4 e scandiscono le 4 fasi del pestaggio: il posto di blocco, la colluttazione, la fuga e infine la cattura con botte annesse. Nel primo video, proveniente da una body cam in dotazione degli agenti, si vede il momento in cui il 29enne viene fermato, a quanto pare per eccesso di velocità. Vediamo quindi Nichols che si consegna subito alla polizia, ma non si capisce che cosa faccia scattare la reazione violenta degli agenti. Una clip mostra questi ultimi che alle 20:25 di sera trascinano Nichols fuori dall'auto con estrema violenza, mentre lui urla: "Dannazione, non ho fatto niente, sto solo cercando di tornare a casa". Successivamente, gli agenti lo costringono a mettersi a terra, ordinandogli di sdraiarsi a pancia in giù. Dopodiché gli spruzzano in faccia dello spray al peperoncino, che finisce anche negli occhi di uno stesso poliziotto. Passano vari minuti di video in cui quest'ultimo si getta dell'acqua sugli occhi, mentre Tyre si divincola e cerca di fuggire a piedi, scatenando la rabbia delle autorità. Altre 2 unità della polizia sono arrivate sul posto di blocco intorno alle 20:29, quindi circa 4 minuti dopo. I video mostrano quindi che un agente, rimasto nel punto in cui Nichols è stato fermato, ha detto: "Spero che gli diano un calcio nel sedere". Le autorità usano il taser procedendo con l'arresto del fotografo. Dopo averlo catturato, alle 20:33 lo picchiano per 3 lunghissimi minuti di seguito, mentre lui urla e invoca sua madre diverse volte. Gli altri video delle bodycam non aggiungono molto altro, se non che i poliziotti presenti sulla scena sono tanti, ma che nessuno interviene per proteggere il giovane dalla brutalità dei colleghi. In un altro video, il terzo in ordine di pubblicazione, disponiamo solo dell'audio perché le bodycam sono girate verso l'interno. L'aggressione è infatti documentata da una telecamera di sicurezza piazzata su un palo all'incrocio della strada, di cui gli agenti quasi certamente non avevano consapevolezza. E quindi l'ultimo è il video cui fanno riferimento l'FBI e la polizia locale, è quello che raccoglie le testimonianze più forti. Quello in cui, per usare le parole dell'avvocato della famiglia, Benjamin Crump, Tyre è stato picchiato come una pignatta, oppure in cui l'hanno preso a calci come fosse un pallone da football, come ha notato il marito della madre e patrigno della vittima, Rodney Wells.
Nel video sentiamo gli agenti mentire, affermando che il sospetto aveva cercato di strappare la pistola ad uno di loro, mentre la telecamera di sorveglianza mostra la brutalità immotivata delle loro azioni. Calci, pugni, un manganello. Alle 20:37 Nicole si atterra, con le manette dietro la schiena, tenuto fermo da due poliziotti. Ad un certo punto ne arriva un terzo che comincia a colpirlo alla testa. Tre calci, due pugni, un altro calcio. Mentre cerca di proteggersi il viso con le mani, durante il pestaggio, Nichols continuava a ripetere: «Che cosa ho fatto? Voglio tornare a casa, dannazione, non ho fatto niente!» Successivamente si accascia a terra a causa delle lesioni riportate, viene appoggiato con la schiena alla portiera di un'auto della polizia, in attesa dei soccorsi, mentre gli agenti urlano: «Siediti, figlio di puttana, siediti!» Si vedono poi i poliziotti fumare come se fosse tutto tranquillo. Soltanto dopo mezz'ora Tyre riesce a parlare e comincia a dire che non riesce a respirare. I paramedici sono arrivati intorno alle 20:41, ma hanno iniziato ad assistere Nichols solo dopo 16 minuti. L'ambulanza arriva dopo altri 22 minuti, alle 21:02, e ha trasportato il giovane al St. Francis Hospital alle 21:18. Il resto poi viene dai verbali e resoconti medici. Nichols viene portato in ospedale e alle 4 del mattino il medico telefona alla madre del 29enne. Le chiede come mai non è in ospedale, perché suo figlio sta andando in arresto cardiaco. Ma alla donna, Rovau Wells, poco prima la polizia aveva impedito di entrare perché Tyre è in arresto. E quando arriva in ospedale a notte fonda è troppo tardi, perché Tyre non è più cosciente. Quindi, ricoverato a causa di gravi fratture al cranio, al collo e in altre parti del corpo, oltre a varie lesioni interne, Nichols muore 3 giorni dopo, il 10 gennaio 2023. Ma cerchiamo di ricostruire la vicenda. Il 7 gennaio, il procuratore distrettuale Steve Malroy aveva chiesto al Tennessee Bureau of Investigation di indagare riguardo alle accuse di uso eccessivo della forza da parte dei poliziotti durante l'arresto di Nichols. Il giorno dopo, l'8 gennaio, il Dipartimento di Polizia di Memphis aveva dichiarato che l'arresto di Nichols era dovuto ad un eccesso di velocità alla guida. Nei video rilasciati dopo il pestaggio, mentre Nichols viene trattenuto a terra, sentiamo un agente dire: «Lo stavo colpendo con il manganello, amico!» e un altro che poi gli risponde: «Io gli sono saltato dentro l'auto e ho iniziato a scuoterlo per farlo uscire». Andando un po' avanti con i filmati, due agenti affermano poi che Nichols aveva cercato di afferrare le loro armi, ma questa affermazione non emerge dalle registrazioni. Infatti, grazie alla testimonianza raccolta dalle telecamere di sorveglianza, e secondo quanto dichiarato dalla CNN, la polizia colpisce Nichols senza che ci sia stata una provocazione precedente. Secondo il New York Times, invece, la vittima sembra non aver mai reagito, ma che abbia solo tentato di scappare, salvo poi essere inseguito e riacciuffato dagli agenti. Il 15 gennaio, il Dipartimento di Polizia di Memphis annuncia che gli agenti coinvolti avrebbero dovuto affrontare un'azione amministrativa. Nello stesso giorno, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e il Federal Bureau of Investigation hanno aperto un'indagine. Il 20 gennaio, appena 5 giorni dopo, il Dipartimento di Polizia annuncia che gli agenti coinvolti sarebbero stati licenziati. Il 24 gennaio, due paramedici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Memphis, che si trovavano sull'ambulanza coinvolta la sera dell'omicidio, sono stati sollevati dal loro incarico senza ulteriori spiegazioni, ancora in attesa di un'indagine interna. Invece il 26 gennaio i media americani hanno diffuso le foto segnaletiche degli agenti coinvolti, che sono stati ovviamente arrestati e accusati di omicidio di secondo grado, rapimento, aggressione e cattiva condotta. Tutti i poliziotti arrestati sono afroamericani, un dettaglio che quindi porterebbe ad escludere l'aggravante razziale. Tutti quanti avevano dai 3 ai 6 anni di esperienza ed erano membri degli Scorpion, che sta per Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods. Un'unità di polizia creata nell'ottobre del 2021 per far fronte ai crimini nei quartieri della città, dopo un notevole aumento della violenza per le strade di Memphis. Gli agenti dell'unità guidano auto non contrassegnate e vestono in borghese, indossano infatti solo dei giubbotti antiproiettile con la scritta Police. Ma veniamo al 27 gennaio. Quel giorno, 4 degli agenti coinvolti hanno pagato la cauzione e sono quindi stati rilasciati, secondo quanto riportato dai registri del carcere della Contea di Shelby. Nello stesso giorno, il capo della polizia di Memphis, Cheryl Davis, la prima donna nera a capo della polizia della città, ha dichiarato che il suo dipartimento ha esaminato i filmati, compresi quelli delle bodycam, per determinare quale fosse la causa dell'arresto. Dichiara quindi che non sono stati in grado di confermare questo eccesso di velocità di cui tanto si era parlato e che ciò non toglie che ne sia successo qualcosa, ma al momento non ci sono prove.
La Davis poi ha chiesto una revisione dell'unità Scorpion, nota per usare abbastanza spesso la mano pesante, e di cui è stato chiesto anche lo scioglimento in varie città americane. La Davis ha poi aggiunto che il comportamento degli agenti l'ha lasciata perplessa e che ha notato una mancanza di umanità proprio di base. La donna infatti sostiene che il pestaggio sia stato simile, se non addirittura peggiore, di quello subito da Rodney King nel 91 e che quindi ora sospetti anche dei paramedici coinvolti quella notte. È stato un fallimento non solo professionale, ma anche umano nei confronti di un altro essere umano, sostiene. Il giorno della pubblicazione dei video, il direttore dell'FBI, Christopher Wray, ha dichiarato di essere rimasto sconcertato, mentre Patrick Hughes, presidente nazionale dell'Ordine Fraterno di Polizia, ha affermato che l'evento, come ci è stato descritto, non costituisce un'operazione legittima di polizia o un posto di blocco andato male. Si tratta di un'aggressione criminale con il pretesto della legge. I sindaci delle città statunitensi quel venerdì pomeriggio sono stati ovviamente convocati dai funzionari della Casa Bianca per una riunione di emergenza e il sindaco di New York, Eric Adams, ha dichiarato che la Casa Bianca li aveva informati che il video li avrebbe scatenato dolore e tristezza in molti di loro e che li avrebbe fatti arrabbiare. Memphis conta circa 628.000 abitanti e un terzo dei quali sono neri. Il colore della pelle degli agenti è quindi un motivo in più di dolore che indica che ormai è necessaria una riforma della cultura della polizia, ma una riforma profonda. Ben Crump ha elogiato infatti la rapidità nell'incriminarli in meno di 20 giorni e ha notato che in altri casi di afroamericani uccisi dalla polizia ci è voluto anche più di un anno. Dunque, questa prontezza e rapidità ora è ciò che ci aspettiamo anche quando gli agenti sono bianchi, ha sottolineato. Adesso la famiglia di Tyre Nichols ovviamente chiede giustizia. Anche George Floyd, morendo, invocò sua madre, che era scomparsa 2 anni prima. Quella di Nichols ha invece scelto di parlare in conferenza stampa, accanto alla foto del figlio in ospedale, pieno di lividi, con la testa gonfia come un melone, il collo e il naso rotti. Ha ricordato suo figlio come un giovane che dopo aver terminato la sua giornata lavorativa andava spesso a fotografare il tramonto, proprio come la sera in cui è stato ucciso. E la donna ha chiesto giustizia, una legge in particolare intitolata Tyre, che sia una riforma concreta nel corpo della polizia. Quelli di cui vi sto parlando sono stati giorni di proteste negli Stati Uniti, dove cresceva il timore per quanto riguardava gli scontri e le ribellioni della popolazione. Perché la paura più grande era che la diffusione dell'omicidio di Tyre Nichols potesse causare disordini, proprio come è avvenuto nel 2020 dopo l'omicidio di George Floyd. E una dozzina di città americane avevano infatti mobilitato tutte le forze dell'ordine per le proteste, come è avvenuto proprio nel 91, dopo il caso King. Secondo quanto riportato dai media americani, a Memphis alcuni manifestanti avevano bloccato il ponte dell'Interstate 55, che attraversa il fiume Mississippi e porta poi verso l'Arkansas. A Washington, invece, decine di manifestanti si erano radunati vicino alla Black Lives Matter Plaza, mentre a Boston avevano marciato lungo Trenton Street. L'Associated Press ha riferito poi che, secondo la Davis, i funzionari hanno intenzionalmente deciso che sarebbe stato meglio rilasciare il video più tardi nel corso della giornata, durante il pomeriggio, dopo che le scuole sono state chiuse e le persone erano tornate a casa dal lavoro. Questo a causa ovviamente della preoccupazione per i disordini civili che ne sarebbero potuti scaturire. Sulla questione è ovviamente intervenuto anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che ha diffuso un comunicato stampa per esprimere il proprio disappunto riguardo l'accaduto. Insieme ai genitori di Nichols, alle autorità e al ministro della giustizia Merrick Garland, che ha aperto un'inchiesta separata, ha lanciato molteplici appelli, invitando soprattutto la popolazione ad una protesta pacifica. Mentre gli americani sono in lutto, il Dipartimento di Giustizia conduce le sue indagini e le autorità statali continuano il loro lavoro. Mi unisco alla famiglia di Tyre nel chiedere una protesta pacifica. L'indignazione è comprensibile, ma la violenza non è mai accettabile. La violenza è distruttiva e contro la legge. Non ha posto nelle proteste pacifiche in cerca di giustizia. Questo è quanto ha dichiarato il presidente in una nota ufficiale, che poi ha promesso alla famiglia di Nichols che avrebbe rinnovato l'impegno con il Congresso per far approvare il George Floyd Justice in Policy Act per affrontare la cattiva condotta della polizia. L'indignazione, la frustrazione, la tristezza e la rabbia sono emerse in tutto il mondo della pallacanestro quel famoso venerdì, il giorno in cui è stato diffuso il video dell'omicidio. Le emozioni erano palpabili e, come è accaduto molte volte negli ultimi anni, dopo tanti altri episodi di violenza da parte della polizia contro uomini e donne nere,
Ovviamente la NBA, la Women NBA e annesse associazioni dei giocatori si sono uniti al cordoglio, rilanciando quindi dichiarazioni a sostegno nei confronti della famiglia Nichols. La NBA ha rilasciato la propria dichiarazione soltanto 2 ore dopo la pubblicazione del video, mentre le proteste già dilagavano in diverse città. Le immagini della vita di Tyre Nichols, inutilmente stroncata, sono orribili. Anche se in questo caso sono stati fatti dei passi avanti verso la responsabilità, la famiglia NBA rimane impegnata a collaborare con i sostenitori, i responsabili politici e le forze dell'ordine per trovare soluzioni ai problemi che continuiamo ad affrontare. Nella propria dichiarazione, la National Basketball Players Association ha invece affermato che una polizia così aggressiva e una forza eccessiva illustrano la continua necessità di responsabilità nel sistema giudiziario. Il sindacato ha poi continuato dicendo che continuerà a monitorare le indagini e i procedimenti legati alla ricerca di giustizia per Tyre e soprattutto per la sua famiglia. La Women NBA ha invece sostenuto che continuerà a fare da portavoce per coloro che affrontano la discriminazione, il razzismo e le ingiustizie in generale e che lavorerà per realizzare un cambiamento significativo e sistemico nelle comunità americane. Di conseguenza, la Women's National Basketball Players Association ha dichiarato: siamo indignati. L'uccisione di Tyre Nichols da parte della polizia segna la continuazione dell'orribile brutalità della polizia contro un uomo nero. Questa spaventosa cattiva condotta della polizia mette in pericolo tutti noi ed erode la fiducia sempre più scarsa delle nostre comunità nei confronti della polizia. Quando è troppo, è troppo. Non abbiamo altra scelta se non quella di testimoniare la vita e l'omicidio di Tyre Nichols. E l'obbligo morale di chiedere di migliorare la nostra società. Questi momenti scuoteranno e devono scuotere la nostra nazione nel profondo, che ci spronino anche ad agire. Quel venerdì sera i Memphis Grizzlies hanno poi giocato una partita in trasferta proprio nella città dove è stato ucciso invece George Floyd contro i Minnesota Timberwolves e lo hanno fatto con il cuore pesante. Prima del match i due team si sono raccolti in un momento di silenzio e i Grizzlies hanno rilasciato una dichiarazione su Twitter. A partita finita però i giocatori di Memphis non si sono resi disponibili per alcuna intervista e l'account della squadra è stato oscurato. Troppo crudo, troppo doloroso evidentemente per parlarne. Siamo sconvolti di trovarci di fronte ad un'inutile perdita di vita a causa della brutalità della polizia e questa volta si tratta di un cittadino di Memphis, ha dichiarato la squadra. Pensiamo alla famiglia e agli amici di Nichols e condividiamo il dolore di tutta la nostra comunità. Quindi sosteniamoci a vicenda e rispettiamo il modo in cui i nostri concittadini stanno affrontando la situazione. Abbiamo fiducia in questa città e nel nostro potere di guarire. Alla famiglia e agli amici di Nichols porgiamo le nostre più sentite condoglianze per la vostra perdita. In seguito, il capo allenatore dei Grizzlies, Taylor Jenkins, ha fatto la portavoce della squadra e ha parlato di ciò che significa per il team rappresentare Memphis, soprattutto in un momento così difficile. Infatti, in un'intervista a Bally Sports ha dichiarato: la parola che usiamo per il nostro gruppo è insieme, lo diciamo sempre. Ci sono cose molto più difficili che accadono in città rispetto a ciò che sta accadendo nel basket in questo momento. Sono orgoglioso dei miei ragazzi che sono scesi in campo. Stiamo giocando per la nostra città. Sta attraversando un momento difficile e non vediamo l'ora di tornare a casa per abbracciare le nostre famiglie, la nostra comunità, i nostri tifosi e la nostra città con orgoglio. Jenkins ha poi detto di non aver visto il video dell'omicidio, che è stato diffuso poco prima della partita, e a quanto pare nemmeno la squadra. Infatti la franchigia ha seguito l'intervista della madre di Nichols, in cui parlava della perdita del figlio, e il coach non ha saputo trattenere le emozioni. Infatti ha confessato: ho pianto. L'insensata perdita della vita di Tyre Nichols ci ha colpito molto. È stata dura non essere a casa. Vorrei poter allargare le mie braccia attraverso la telecamera, verso la famiglia. Stanno attraversando un momento difficile. L'allenatore poi ha continuato in conferenza stampa dicendo a DeMichael Cole del Memphis Commercial Appeal: la nostra città sta lottando in questo momento, sta affrontando la perdita di uno dei nostri ed è devastante. Molte cose sono emerse nelle ultime 2 settimane ed è stato difficile da elaborare. La nostra squadra parlerà a lungo di quello che è successo e di quello che succederà. E Jenkins poi ha detto che spera i cittadini di Memphis si uniscano tutti quanti gli uni agli altri. Le mie parole avranno un significato limitato, ha confessato, ma voglio continuare ad incoraggiare le persone a stringersi l'un l'altra, a stringersi intorno alla famiglia Nichols, alla famiglia Wells, a ricordare la vita di Tyre Nichols, che non conoscevo ma che sto imparando a conoscere. L'unico giocatore invece dei Memphis Grizzlies che ha deciso di esporsi personalmente è stato Jaren Jackson Jr.
che ha pubblicato un tweet in cui ha dichiarato: alla famiglia Nichols, io e i miei compagni di squadra siamo con voi. Memphis, anche noi stiamo soffrendo. La protesta pacifica, il sostegno alla famiglia, la pressione per la responsabilità sono ciò che serve in questo momento. Ma i Grizzlies non sono stati gli unici a sentirsi toccati dalla vicenda, perché molte altre sono state le squadre che sono intervenute sia prima che dopo la pubblicazione del filmato, a cominciare proprio dai Timberwolves. Infatti, sia i Timberwolves che le Minnesota Lynx hanno dichiarato congiuntamente: i Minnesota Timberwolves e le Minnesota Lynx sono profondamente addolorati per la tragica uccisione di Tyre Nichols. Estendiamo i nostri pensieri, le nostre sentite condoglianze alla famiglia di Tyre, agli amici, ai suoi cari, alla comunità di Memphis e alle comunità di tutto il paese in questo momento difficile. Successivamente, diverse squadre, tra cui Miami Heat, gli Atlanta Hawks, i Cleveland Cavaliers e anche i Milwaukee Bucks, hanno rilasciato le proprie dichiarazioni. Ad esempio, il capoallenatore degli Heat, coach Eric Spoelstra, ha inserito il discorso nella sua intervista post partita proprio di sua spontanea volontà. I Bucks hanno invece confessato: siamo indignati per il pestaggio mortale che Tyre Nichols ha ricevuto dagli agenti di polizia di Memphis. Sebbene l'incriminazione dei poliziotti per le loro azioni efferate sia un passo importante per la giustizia, questo incidente evidenzia ulteriormente la necessità di fare progressi nel miglioramento delle relazioni tra polizia e comunità. Infine, anche la guardia dei Phoenix Suns e ex presidente della National Basketball Players Association, Chris Paul, ha chiesto un cambiamento concreto tramite un suo tweet, proprio quel venerdì sera. Il cambiamento è necessario a tutti i livelli e tutti dobbiamo fare la nostra parte, ha scritto. Non possiamo perdere la nostra umanità come società. Alla famiglia Nichols e alla comunità di Memphis, il mio cuore stasera è con voi. Ed è quindi così che dal 7 gennaio 2023 il nome e il sangue di Tyre Nichols sono rimasti scritti nelle pagine della storia di Memphis e degli Stati Uniti, come simboli di una cultura di deumanizzazione delle persone nere, che imperversa nonostante le leggi e le battaglie civili. Per oggi è tutto. Io vi invito come sempre a mettere like e a seguire la pagina sia di NBA Passion che del podcast su Instagram e di leggere tutti i nostri articoli sul sito. E noi ci vediamo mercoledì prossimo alle 18 per la prossima puntata.